Okay, so half of this video is going to be in English and the second half is going to be in Italian and you're soon going to understand why that is. So today I wanted to address a comment or you know something that I read and I'm basically making the same video that I saw in my friend's Artyom's channel. It's a great channel to learn Russian and he made this video entirely in Russian on why he only makes videos in Russian, no videos in English. And I wanted to make the same video about my channel, but I'm going to speak English for a bit. So I'm sure that many of you follow many language learning YouTube channels and uh, you probably know that there are a lot of channels that have content in English and some of them almost exclusively in English. So basically they say, "Oh, learn this language with me." That's usually like the the model, the name that many channels seem channels seem to have and i have a strong opinion on this i think this is kind of useless and keep in mind i could do this as well and as a matter of fact i think i, I might have even more subscribers or views because some of those channels seem to do really well and uh, and i'm i'm not talking about italian channels because i have to say that the italian youtube kind of uh, language learning niche i think there are a lot of great channels that are that have a lot of spoken Italian, which is great. Lucrezia does a great job and she basically only speaks Italian nowadays. Um, there's this guy called Un Italiano vero who only speaks Italian, which is also very good. But there are channels and in other languages as well, or for other languages, that claim that they want to teach you a language by basically speaking. English to you all the time. And this is just ineffective. You might have the feeling that you're learning, and I think that's why they're so popular because you feel like, oh, I'm learning, I'm learning so much stuff, but you're not learning. You might be learning English if maybe you're not a native speaker of English. You might be improving your English and learning a lot of words like grammar words what's a noun what's an adverb what's a subjunctive all that stuff you might be getting better at that but you're not really getting better at the language or maybe just a little bit but but not really like i could make a video on an italian word or expression and explain it in english what's the point of that you're not really getting anything out of that you're not getting what's most valuable in language learning which is Exposure to authentic spoken language, which is what I'm trying to provide. With this project. What I want to say is, you know, beware of those channels because I don't think they're very useful. And I think they're mostly a waste of time, in my opinion. Maybe at the beginning it might be useful to check them out because you might be learning some grammar and some useful stuff. But even at the beginning, at a very early stage, I think it it's more useful to actually you know, you know, go through the pain of not understanding very much with a very limited vocabulary, but just plowing through and Trying to understand what you're reading, what you're listening, and and do that only in your target language. You know, maybe with some help. In my case, you know, I have words that are translated in English and stuff like that, but like, you know, I'm not speaking any English at you. And I could do this. I'm doing it right now. And I would love to do it because I love to speak English. That would be a great reason to practice my English, you know, which is a lot harder than it seems. I'm making a lot of cuts in this video because I constantly make mistakes and I constantly rephrase things But i'm not doing it because I don't believe in it. I don't think it works and I want to make something that works um, I, I want to make something that you know I would use if I were learning this language and that I liked I would like to have uh, or at least I li I'd like to have something similar to this when learning other languages like, you know what my friend Artyom does for russian, it's great or You know, other people do similar things, like the Easy Languages series. So now I'm going to switch to Italian and end this video in Italian. Quello che voglio dire è che sicuramente è difficile, sicuramente è molto più complicato, ma è anche molto più utile eh, ascoltare video in italiano, ascoltare podcast in italiano. Ed è, you know, you know, <laughs> sto parlando inglese ancora nella mia testa personalmente quando mi imbatto in canali youtube eh, il cui argomento è l'apprendimento di una lingua e poi mi parlano in inglese io mi arrabbio perché a me non interessa l'inglese l'inglese lo so non voglio imparare l'inglese voglio imparare la lingua il modo migliore di farlo è semplicemente ascoltandola a livello che è per noi adeguato a un livello che possiamo capire che non è troppo difficile ed è quello che sto cercando di creare io. Ascoltare spiegazioni in inglese, lo dico nuovamente anche in italiano, non serve, non serve. In inglese, ma anche in altre lingue, se parlate russo e ascoltate solo spiegazioni in russo, non serve. Magari all'inizio ci può stare, magari all'inizio può andare bene, ma dopo è meglio evitare o limitare al... A, a proprio al meno possibile questo tipo di contenuti. Per fare un'analogia, a me sembra che sia una scorciatoia un po' come quelle, sapete, sapete quelle televendite, cioè quel, quei programmi in tv che vogliono vendervi eh, tipo quegli attrezzi da palestra, ma in realtà che usi a casa e servono tipo a fare, ad allenare gli addominali o ad alcune parti del corpo in maniera. Semplice e agevole, senza sforzo. E poi ti fanno vedere quelli che fanno gli addominali eh, con questo colore grigio. Vedi questi disperati? Tutti. Così che faticano e non riescono. Fare gli addominali è il modo migliore per tonificare il busto, ma è faticoso e spesso si sforzano collo e schiena. Gli altri attrezzi per gli addominali permettono una gamma limitata di movimenti e a volte non sono efficaci. Ora con TB Trainer fare gli addominali è semplice e divertente. È la stessa cosa, quegli attrezzi sono inutili, come sono inutili questi video in inglese, e magari vi danno una sensazione di fare del lavoro, ma è lavoro sostanzialmente inutile. Come nell'esercizio fisico, nelle lingue bisogna faticare, è attraverso la fatica che si ottengono i risultati e la fatica è sostanzialmente l'unico modo. Poi la fatica deve essere intelligente, nel senso ci sono alcuni aspetti che si possono, diciamo, rendere più efficienti. Non ha senso dover cercare tutte le parole sul dizionario se ci sono strumenti come Readlang o Link che semplificano questo lavoro. Si può imparare una lingua in maniera molto più efficiente, una parte della fatica può essere eliminata, ma c'è comunque tutto un, tutto un nucleo, non so come dire, un, un elemento di fatica proprio, eh, diciamo, che è parte integrante del lavoro di imparare una lingua che si deve fare e basta. Poi si possono avere strategie, varie, vari metodi, ci sono un sacco di metodi possibili. Su YouTube trovate un sacco di poliglotti che vi danno le loro strategie e variano in alcuni aspetti. Non, non tutti dicono le stesse cose, ma nessuno vi dirà che potete imparare una lingua senza sforzo e senza fatica. Eh, sì, c'è la serie di libri Assimil che si chiama Senza Sforzo. Io sinceramente direi sto gran cazzo che senza sforzo. Una, qualsiasi lingua non si può imparare senza sforzo. E l'unico modo per impararla è usarla, eh, ascoltarla, parlarla, leggerla, scriverla. Diffidate di chi vi parla in inglese o chi vi parla in altre lingue. E questo era il mio messaggio per oggi. Scusate per la rant, per questa Filippica, possiamo dire in italiano, con questo termine che ormai non usa più nessuno. E niente, ci vediamo nel prossimo video. Alla prossima. Beh, anche oggi questo setup a retto non si è fracassato. Quindi andiamo avanti così. Questa è la buona notizia del giorno.